Spumeggianti saluti a tutti i banaloni miei, benvenuti, questo è l'episodio 3 della Dark Room Mode su Amnesia. Come vedete sto per schiattare perché qua sta morendo, qua c'è la luce del paradiso da cui siamo venuti, dalla stanzona con la bananona, con l'uomo banana boy, e andiamo avanti. Comunque non ho fatto niente, proprio niente, sono soltanto aperto e... no. Che cos'è? Cos'è? È già finita? Che mod di merda! Va bene, basta. Cazzo si esce. Fine. Vabbè, quindi mo mi fa piatti tipo un colpo. Era tutta una finta. Quindi bello sto taschetta di merda. Dai cazzo. Caricamento. Ah no, è proprio finita, raga. Carica gioco, storia personale. Ah, è proprio finita, raga. Amo finita la mod. È stata una mod un po' velocina, devo dire la verità. È stata molto rapida. E bene, allora, che possiamo dire? Dai, iniziamo una nuova mod. Questo possiamo dire, quindi ci vediamo tra poco che iniziamo subito una nuovissima mod. Ciao a tutti i bananoni miei. Bentornati bananoni miei, e qua è un nuovo inizio e siamo su, diciamo, un nuovo inizio. Strano perché non ho mai fatto una cosa del genere, quindi mi trovate un po' impreparato. Mi sono mangiato un bel maialotto e sono qua pronto per iniziare la troll story di Interpuction 27, e Interpuction 27 ci dedica questo bellissimo commento. You just woke up from some white of giant and you have no idea what you get from American Jets, so you've been watching weather shows, the girl exploring the mystery dungeon, be brave. Quindi in poche parole dice che tu ti svegli e muori. Quindi buono, andiamo, iniziamo. E penso che questa mod farà cagare in mano tipo una maniera. Ok, sono già morto. Cos'è? Ok, vabbè, perfetto. Cos'è? Oh, ah, ho sbagliato. Stavo spingendo il coso per prendere la lanterna. Ok, la lanterna. Oh, chiavone. Cos'è? Oh, prendi questa chiavona, mamma mia. Come si fa? Mamma mia, mamma mia. Oh, porca camada. Ragazzi, mi si è aumentato il battito cardiaco in una maniera che non... schifo, ho sputato sul... mamma mia, ho sputato sul coso. Ok, eccoci qua. Ma datemela un po' di roba, no? Se ve va, ma se ve via, cioè non... cioè, guarda, laudano. Acciarino. Raccolta scatola contenente l'esca all'acciarino. Esca acciarino. Spero. Sperma di cammello. Ok, le scatole contenenti gli scaracciarini sono utilizzate per accendere i candeli dentro nell'ambiente una quantità di luce. Sta scomparendo. Ok, è scomparita. Puttanella negra. Ok, piano. Ok, hola. E oh, ciao bel genitale. Bel genitale, genitaloso. E
C'è un particolare in questa mod, ecco, vedete, le porte non si riescono ad aprire piano. Ecco, porca madonna. Beh, oh, era un'illusione, vaffanculo. Ma era un'illusione soltanto. Queste non sono illusioni, però. Ma queste sono illusioni? Cioè, mi sono cagato in mano, erano illusioni? Ok. Devo aprire gli armadi? Oh, che cos'è? Oh, ma sei vero? Scusa, non c'ha senso. Non c'è. Dai, non c'ha. Come si corre? Perché? Scusa. Inizio. Scusa, non c'ha senso però. Che cos'è? Sopra il tavolo, sopra il tavolo. Vabbè, quindi io a vita girerò con questo dietro. Lizio, no, mi ha preso. Scusa una cosa, non c'ha senso. Io ho aperto un armadio, mi sono trovato quello incollato nel culo. Come faccio? Come faccio? It's not possible. Cioè, non. Devi portare. Devo portare tua madre, devo portare. Così si caga in. No, dai, no. Ah, ok, già aperta. Bella. Bella, bro. Ok. Dai, ci sta, ci sta. E. Porta già aperta. Mostro dileguato nel nulla. Ok. Sta cominciando a sdrogheggiare qua tutto. No! Bug assurdo! Vabbè. E devo aprirlo? Mamma mia. Oh. Ok. E un po' buggato questo. E dei corpi giganti. E un. Ma scusa una cosa, cosa mi hanno dato? Un attrezzo? Cos'è? Testa di Agrippa, la testa staccata di Agrippa. Vabbè, sti cazzi. Questo cos'è? Un'arma. Colto pugna. Oh, si sta muovendo. Ehi, uomo. Volere gomma gomma. Una lama fatta per tagliare e squagliare. Oh, che ci faccio io? Ok, va bene. Vabbè, tutto questo. È che già finita la mod? Cos'è? Finiamo due mod in un video? Eh? Ok, non c'è un cazzo, quindi andiamo di qua. Mamma mia. Vai. Ragazzi, diciamo che la. Oh. Ok, secondo me questa mod non ha senso perché. A ogni. A ogni. Mamma mia. È in incubo però. A ogni angolo ti trovi comunque sia qualcuno. Oh! Sdrogheggio della lampada! Tu succederà qualcosa di molto brutto. Tieni premuto il freno per spingere. Ah, sì. C'è una paura di vedere che c'è qua dietro, non puoi capire. Ah, c'è un cazzo. Cos'è? Cos'è? Ma cos'è? Una porta mi microscopica. Aspetta, forse so. Ma che cazzo è? Aspetta, forse con questa chiave. Non puoi solo girare. Come si faceva? Oh, raga, io mi sto impiccando. Cos'è una porticina minuscola? Non c'ha senso. Non ci sto capendo un cazzo di questa mod. Non c'era un mostro qua sotto una volta? Una volta. E là? Gente?
Buondì? C'è qualcuno? Ehi là? Pronto? Ma questo non è un bug, eh? No, no. Questo è proprio un errore di grafica, proprio di merda, proprio. Che cazzo è? Ok, abbiamo scoperto che devo andare per forza sopra. Erano tutte illusioni e fino ad ora non è successo niente. Io mi sono cagato in mano fino adesso. Ora. Ragazzi, mi sto scervellando. Vieni con me. Vieni con me. Ti porterò lontano perché. C'è pure la freccia, capito? Qua dietro non c'è niente. Forse mi devo abbassare. Oh! No! Cioè, era così semplice. Mi stavo scervellando e mi dovevo soltanto abbassare. Questo cos'è? Alice in the Wonderland. Comunque, piena di bug in una maniera assurda questa. No, non sono bug, sono. Ecco, queste cose poi ne capisco. Le porte che si aprono così improvvisamente, vabbè. Ti fa cagare. No. Ma stai male? È il ballo del qua qua, è il ballo del qua qua. Maiale! Sei un brutto maiale! Ma fa culo! Fa culo! Che schifo! Che schifo! Mi sono preso un colpo della madonna. O comunque Davidone è un bastardo, cioè mi consiglia le peggio mod. È proprio un bastardo! E cioè, non ci sono parole per definirlo. Ah, beh, bella. Ho finito pure il coso. Oh, c'ho paura. Ragazzi, io direi che la mod finisce qua, nell'angolino. Basta. Va bene per quest'oggi e per quest'oggi. E ragazzi, quindi spumeggianti cordiali saluti a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio qui da Ridney e non mi ricordo più che dovevo dire e bella a tutti.